Io era 3, credo, 3 anni che glielo chiedevo di farlo, perché comunque è un'esperienza, secondo me, pazzesca. È una gara che si doveva fare. Io ogni volta che mi chiedeva di partecipare a Pechino dicevo scordatelo, non lo farò mai proprio. Poi chiedi, 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 mi ha sfinito l'anima. In più aveva appena compiuto 18 anni, quindi essendo maggiorenne poteva partecipare. Ho detto va bene, assecondiamo questa tua richiesta, vediamo che cosa succederà. Ma poi, scusate, ma con tutte le persone che l'hanno fatto, le ho detto, tu che sei così sportiva, ti alleni tutti i giorni, non sei in grado tu di farlo? Allora, io dico che dopo il parto è stata l'esperienza più dura, più faticosa e più impegnativa della mia vita. E guarda caso, sia Pechino che il parto hanno sempre a che fare con lui. Quindi c'è qualcosa in sto ragazzo che comunque sì, mi ha tirato dentro, ma adesso devo dirgli grazie. Grazie perché ripartirei domani, grazie perché sono potuta stare un lungo periodo, non possiamo insomma dire quanto, però con te. Non mi dedicherà mai più tutto questo tempo, lo so già. E svegliarmi con lui, andare a letto con lui, mi fa commuovere ancora adesso. Ah, di stare più calmo, un'ansia, cioè. Io volevo vincere. Voleva vincere, lui voleva vincere, lui voleva andare, però io, insomma, ho comunque 48 anni, lo zaino pesava più di me. Comunque non mangi, non dormi, non hai macchina, non hai telefono, non hai una mappa, non sento mio marito, quindi insomma. Guarda, a me Pechino ha fatto capire che cosa realmente è importante e tu mi dirai, ma serviva a Pechino per fartelo capire, però mi ha dato una consapevolezza differente. Anche lo confermo. Sì, anche una conferma che, di chi sono le persone realmente importanti per me, di che cosa voglio fare esattamente della mia vita, di quello che non mi serve, del superfluo, del futile, del non indispensabile. E credo che questa sia stata una bella esperienza proprio perché mi ha dato dei suggerimenti per poter trovare la via della felicità con più facilità. Sweet dreams. Tu sui Dreams. Allora, per me, sì, viaggiare evitando le buche più. Ce Ecco, ne sono stati. perché a Pechino c'erano dei crateri, non c'erano delle Pulizia le buche. strade. Il caos, i clacson, il rumore, era. Mumbai ce la porteremo sempre nel cuore perché è stata la prima tappa, è stato l'inizio di tutto ed è è incredibile, un mix di colori, odori, questa povertà incredibile, questi slum assurdi, questa sovrappopolazione e tu vieni da un mondo dove, ahimè, insomma, sono contesti che ti sono ancora un po'. Dall'inquinamento non riesci nemmeno a vedere i palazzi di fronte, quasi. Per farle capire, anche i clacson, uno non è che suona per avvertire che sta passando, quindi. Sì, e poi anche per lui credo, cioè lui non aveva mai visto degli slum, non aveva mai visto questa povertà che proprio la tocchi per strada, cioè siamo entrati in hotel, il primo giorno appena siamo arrivati, lui mi guarda e era sconvolto, era. Cioè. Il nostro hotel in mezzo, cioè il nostro hotel carino, 4 stelle cose, in mezzo al Al niente. niente. Abituata in Haiti perché insomma faccio volontariato da anni, quindi quando andiamo in missione. So che cos'è la povertà, anche se però la povertà indiana è più urbana, quindi è più sporca, è più grezza, è quasi più dolorosa. Beh, gli odori indiani che arrivano poi da quel tipo di povertà ti rimangono proprio addosso.